Una volta che decidi, cominci tu. In realtà eravamo come al solito, cominci tu, no? Comincio io, eccetera, e avete cominciato voi prima di noi. Allora inizio subito, beh, intanto salutando Valentina e salutando voi, Ciao. naturalmente. Poi vi dirò che finalmente abbiamo deciso un nome per questa trasmissione, un titolo, però lo diremo Va la prossima bene, Maurizio, volta. Questa è la appuntate. terza puntata di queste chiacchierate. La prossima volta sarà la prima puntata del programma ufficiale di cinema dopo l'assestamento, eccetera. Allora, diciamo subito che i film di cui parleremo oggi sono essenzialmente due: Baria, e ce ne parlerà Valentina che è Sì, riuscita sono ad andata a andarlo a vedere. vedere. Io non l'ho visto, io sono andato a vedere District 9, perché la fantascienza è una delle mie grandi passioni e quindi mi sono fiondato, mi sono precipitato a vedere questo film. Allora, mi sembra che ti sia piaciuto, Baria. Maria, sì, mi è piaciuto moltissimo. Consiglio di andare a vederlo. È fantastico, proprio bello, bello. Capolavoro, secondo me. Addirittura. Secondo me sì, cioè Quindi proprio. azzeccata la candidatura all'Oscar. Sì, piena, cioè meritata e speriamo, dai. No, Incrociamo le perché, cioè, è dita, sì. lunghissimo, però le ore passano senza mai un attimo che. Che questo è lo scopo del film, poi, Sì, no? Farti infatti passare il prende, tempo. non annoia. C'è tutto in quel film: c'è la storia d'amore, c'è la guerra, c'è la storia d'Italia, c'è. Innanzitutto, dimmi, perché io ho letto le recensioni, ma vagamente ricordo qualcosa. Copre un arco di anni che va più o meno. Va dal primi del 1900, anni 30, fino agli anni 80, Quindi un con buon mezzo secolo, sì, diciamo. praticamente tutta la storia Quindi c'è la della guerra, le guerra. contestazioni, magari, certo, la Sì, la politica, immagino. politica, E sì. tanto amore, spero anche Tanto che amore, tanto amore, sì. ti brillano gli occhi Sì, quando parli una delle storia storie d'amore d'amore, fantastica certo. comunque. È stato anche criticato perché alcuni dicono che manca una storia concreta, cioè che è un po' dispersivo, però secondo Troppi me. personaggi, Sì, insomma. però alla fine sono tante storie, quindi è quello il bello, perché non è che c'è un personaggio principale, ma sono tantissimi Un po' personaggi. come la vita, no? Sì. Non è che uno vede la stessa persona ogni giorno, ma ne frequenta tante, quindi. Sì, infatti poi entrano in scena, escono di scena molti personaggi, moltissimi attori hanno partecipato, tantissimi personaggi come Ficarra e Picone, ci sono stati bravi, bravissimi Sì, anche li ho visti loro. nel trailer, loro vestiti da Sì, soldati. che E hanno un ruolo abbastanza, cioè non fanno una particina, sono abbastanza quindi immagino che importanti. loro siano intorno agli anni 40, perché se l'ho visto vestito da soldato, sì. Sì. Poi c'è anche Raoul Bova, poi grazie di Dio l'hanno fatto parlare poco perché. Valentina magari come recita non gli piace, ma mi sembra di capire No, che in Raoul altri anni. Bova non è tra i Non miei è, no, preferiti, è no. lei è una scamarciana, cerchiamo di capirci, è Sì. così, è lei scamarcio, va bene. E comunque è proprio Va bello, bello, bello. bene, insomma, eri dispiaciuta che è finito nonostante la lunghezza alla Sì, volevo fine. addirittura andare a rivederlo un giorno, ci stavo quasi pensando, poi ho detto no, no, troppo lungo per il Magari gusto. oggi che lo Sì, ricordo, ricordiamo, viene sì. tornatore allo spettacolo delle 18:50, credo alla fine dello spettacolo delle 18:50 alle Torri, il regista tornatore si intratterrà col pubblico e parlerà un po' di come ha fatto questo film. Sì, per tornare un po' a quelli che criticano il film, diceva qualcuno che c'è gente che non è disposta a perdonare il successo, o perdona il successo subito con da Paradiso, e da quella volta tutti gli sparano addosso. Devo dire anch'io che certe cose mi sono piaciute meno, altre di più, però insomma bisogna No, cioè riconoscere quando un quando. regista sa girare, sa dirigere gli attori e soprattutto sa far stare in piedi una storia. Piuttosto, forse ne parlavamo prima, della famosa cinquina degli Oscar, tra i film che erano candidati, cinque papabili per l'Italia da portare agli Oscar, candidati, cinque papabili per l'Italia da portare.